Ciao a tutti, bentornati su Pista Libera. Oggi siamo qui con Matteo Marsaglia, grazie mille della tua disponibilità. Andiamo un po' a entrare nello specifico di un mondo un po', di una parte un po' misteriosa del nostro mondo dello sci, che sono gli scarponi. La prima cosa che ti chiedo, Matte, è quanti scarponi hai, quanti ne usi durante la stagione e un po' come gestisci questo parco scarpe. Sì, intanto ciao a tutti appunto, grazie a voi, è sicuramente un discorso interessante secondo me da approfondire, come dicevi te, molto particolare, perché non si sa mai bene cosa uno abbia poi sotto i piedi, soprattutto negli scarponi. Io giro con parecchi scarponi, sono sempre passato un discreto maniaco Proprio andiamo qua dentro. sullo sviluppo della scarpa, tanto più adesso che ho appena cambiato comunque marchio. Sono passato a Fisher, ho bisogno comunque di provare tanto per riuscire poi a trovare quello che sarà il mio scarpone da gara, chiamiamolo così. L'anno scorso sono stato un po' sfortunato con le condizioni meteo durante l'estate, un infortunio in autunno, quindi ho davvero potuto provare poco e sono arrivato in gara che non avevo ancora tanta idea di cosa usare. Fondamentalmente ho lavorato sul setup soprattutto dello scarpone durante le gare, quindi di gara in gara finalmente ho iniziato a capire cosa funzionava meglio, cosa peggio delle mie nuove scarpe. Giro con tante scarpe, questa è una sacca da 7 paio di scarponi, tendenzialmente la porto in giro quasi sempre, anche solo per 3-4 giorni di allenamento, quindi probabilmente non andrò ad usare tutti gli scarponi, però voglio averli tutti dietro proprio perché in base alle condizioni che poi andrò a trovare userò uno o l'altro. Ma il lavoro sullo scarpone quando inizia e come inizia? Beh, inizia diciamo a secco. Quindi fondamentalmente c'è sempre un grosso lavoro da fare col cosiddetto boot fitter dell'azienda prima e poi magari con quello di fiducia un po' più vicino a casa per gli ultimi dettagli, perché appunto c'è tanta roba da fare all'interno per la semplice calzata. Quindi io con Fisher, come anche in precedenza con Rossi, devo spingere parecchio i malleoli, perché comunque uno dei due l'ho anche rotto in passato e quindi ho bisogno di un po' più di spazio. Con Fisher sinceramente devo toccare un po' meno le scarpe all'interno rispetto a Rossignol, sono un po' più comodo, qualcosina in pianta, vado a fresare leggermente in pianta sia all'esterno che all'interno e finisce lì, quindi il primo grosso lavoro è quello. Si fa tendenzialmente o a fine della stagione precedente o ai primi raduni estivi della stagione che verrà. Poi appunto i primi passi li si fa sul ghiacciaio d'estate. Bisogna stare attenti perché poi le condizioni sono molto differenti da quelle che andiamo a trovare d'inverno, le temperature soprattutto. L'altro anno ho fatto questo piccolo errore io, appunto non avendo avuto modo di allenarmi bene in autunno, ero andato su un tipo di plastica che andava bene d'estate, ma poi d'inverno l'ho trovata un po' troppo dura. Infatti quest'anno sono sceso di un pelo e sono quindi parto con delle scarpe un po' più morbide rispetto a quelle che avevo scelto all'inizio. La scorsa stagione. Per me, appunto, in modo particolare, la prima cosa sulla quale lavorare è questa, le durezze delle plastiche. Io sono sempre stato abbastanza maniaco da questo punto di vista. In Rossignol, addirittura in gara, soprattutto un po' di anni fa, quando le plastiche subivano molto il cambiamento delle temperature, usavo due paia di scarpe perché una la usavo solo per fare ricognizione e riscaldamento e l'altra lasciavo al caldo al bar e la mettevo e andavo a Pronta partire. Sì, perché all'uso. sennò dopo 45 minuti che stavi fuori, anche solo con meno 5, meno 6, la scarpa mi diventava troppo dura e pativo. È la cosa che patisco di più, quella, cioè avere la scarpa troppo rigida, poi si ripercuote fortemente anche sulla mia tecnica. Sei un atleta estremamente meticoloso che ha bisogno di scriversi le cose, di annotarsele, oppure più istintivo che invece va più appunto a sensazione? Più che altro sono un atleta che ha preso un sacco di botte in testa, quindi ha poca memoria e quindi deve scriversi le cose, se no. Ah sì, mi scrivo tutto, anche perché ci ho provato in passato, no? Quando a caldo ti sembra poi sì, vabbè, ma questa cosa me la ricordo, passa anche solo una settimana e poi non te la ricordi più. Quindi di fondo mi scrivo tutto, soprattutto le cose positive, quindi le giornate positive d'allenamento. Sono quelle dalle quali appunto tiri fuori di più dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del lavoro sul materiale, quindi quando sei in forma ti basta poco per capire le cose. Quindi in quelle giornate lì mi scrivo tutto, mi segno appunto la data, quello che si è fatto, quelle che sono le condizioni che abbiamo trovato e quello che ha funzionato meglio in quelle condizioni. Riesci a trovare una replicabilità di queste condizioni nelle Tendenzialmente condizioni sì, diverse, avendo così tante variabili? tendenzialmente sì, è vero che le variabili nel nostro mondo sono
tantissime anche solo sulla stessa pista. Per noi discesisti lo vedi spesso, perché magari fai le due giornate di prova in determinate condizioni e poi basta una notte un po' più coperta e già il giorno dopo comunque le condizioni sono cambiate, quindi quello è fondamentale, essere ben attenti a queste cose, soprattutto se sei appunto una persona meticolosa come sono io ad esempio, perché poi le paghi, insomma, le paghi o ne puoi trarre vantaggio, quindi fondamentale. Diversi scarponi per le diverse discipline, anche all'interno per esempio delle discipline veloci, quindi immagino, non so, gigante, discipline veloci, oppure gigante, super G e discesa? Sì, all'interno appunto di questo valigione io porto sempre una scarpa da gigante in questo momento, perché appunto gigante ormai lo faccio solo più come allenamento, quindi mi basta e mi avanza una scarpa, ho trovato più o meno la quadra, mi trovo bene, quindi uso quella. Tutto il resto è discipline veloci. Abbiamo quest'estate sto provando tre tipi diversi di scarpe, con a sua volta poi all'interno di quei tre tipi di scarpe diverse plastiche, diversi canting, quindi diverse piccole variazioni che si possono apportare. In questo momento sto usando una scarpa in discesa libera e una scarpa in super gigante. Tendenzialmente credo che sarà poi quello che andrò ad usare durante la stagione, soprattutto nei super giganti, diciamo, un po' più tecnici. Probabilmente devo ancora testare bene, può darsi che in determinati super giganti, come può essere la Val Gardena, eventualmente ci fosse stata l'Ecluse, insomma, super giganti un po' più facili, un po' più scorrevoli, credo che potrei andare ad usare la scarpa di discesa anche in questo caso. Una caratteristica che non può mancare nella tua scarpa da super e una caratteristica che non può mancare nella tua scarpa di discesa, parlando del tuo core business, che è la velocità. La velocità, sì. Ma sicuramente essendo appunto un atleta tecnico e spigoloso, anche troppo spigoloso spesso e volentieri, anche se negli anni un po' sono riuscito a domarlo questo spigolo, però appunto io ho bisogno di sentire ho bisogno di sentirlo lo spigolo. Se lo sento riesco poi appunto ad usarlo e usarlo come devo, come paga, quindi di fondo che sia qualcosa, qualche modifica che viene fatta sul canting, sulla scarpetta anche solo delle volte, sul plantare, ho bisogno di sentire quell'attimo di vincolo in entrata curva. Se non lo sento faccio fatica, continuo ad andare a cercare lo spigolo, continuo a esagerare, quindi non solo io che decido quello che si fa. Possiamo confermare che tu sia un atleta spigoloso, che siamo stati in ski room da Gorgo e veramente il filo era veramente molto molto interessante, quindi sì, quella è una cosa che appunto poi magari negli anni è cambiata nelle discipline veloci. Prima si tendeva a usare molto meno filo, adesso per sfruttare questo tipo di materiali comunque hai bisogno di un vincolo forte, quindi hai bisogno di tanto filo anche nelle discipline veloci. È vero che ci sono condizioni in cui, come possono essere le nevi americane, nevi decisamente più aggressive, in cui ci si deve giocare un po', però di base io voglio partire con tanto filo. Poi piuttosto sono io a fare ricognizione, andare da gogo, in questo caso appunto ti togliamo un po' di filo di qua, un po' di filo di là, però la partenza deve essere appunto tanto filo, perché ho bisogno di sentire quello che c'è sotto i piedi. C'è tanta gente che patisce tantissimo questa condizione, ad esempio gente, ricordo in passato anche quando appunto condividevo l'azienda magari con i vari canadesi super scorrevoli che erano Osborne, Wood eccetera, loro l'opposto: se io in Aerofra andavamo da una parte, loro andavano dall'altra. Se loro li facevi scegliere con il nostro materiale, cioè no, siete pazzi, pericolosissimi, no? Tutto questo eccesso di vincolo, chiamiamolo così. A proposito di questo aspetto un po' degli atleti stranieri, nell'approccio allo sviluppo dello scarpone, hai notato nella tua carriera delle differenze tra gli italiani e gli stranieri? Ti dico, in realtà no, è molto personale, quindi sia in Italia che all'estero c'è quello che è molto meticoloso, molto preciso e dedica un sacco di tempo allo sviluppo dello scarpone o semplicemente del setup, come ci può essere qualcuno che invece è molto più istintivo. Guarda, c'è un esempio di un ragazzino che adesso tanto male non va, a Odermatt, ne parlavo proprio l'altro anno quando eravamo a Copper insieme, mi ricordo lui, ero lì
con Tumler, altro ragazzo che usava Fisher l'anno scorso come me, quindi per me era il primo anno, quindi era interessante chiedere un po' di informazioni a un Tumler, che sicuramente ne aveva più di me in quel momento, e quindi parlavamo di piccole cose, zeppa, inclinazione della zeppa, piccole robe, e l'altro ci guarda, il giovane, ci guarda un po' stranito, ma addirittura, ma sentite tutte queste differenze per un millimetro? Io ho detto, ma sì, comunque sai, poi quando lo porti in alto diventa ben più di un millimetro, tutte queste cose. E lui diceva, io penso che la prima volta che sono andato a fare Sheldon, che era ancora più giovane di quello che è adesso, che si era qualificato, aveva fatto qualifica interna in Svizzera, si era qualificato, è arrivato poi a Sheldon, ha fatto il controllo materiali e aveva una scarpa che era, ma parlo probabilmente di un centimetro più alta dell'altra all'interno, perché aveva, non so se un pezzo di fascetta o qualcosina incastrato sotto la zeppa, insomma, dice, poi alla fine, quindi, se vai è lo stesso, per carità, quindi, beati loro, no? Quindi sicuramente ci sono differenze sia in Italia che all'estero. Se dovessi descriverci quelli che sono invece i passaggi chiave tra questi, diciamo, chiamiamoli stakeholder, non so come li chiama, casa di produzione, quindi Fisher in questo caso, bootfitter, ski man, atleta. Ma più che passaggi, sì, passaggi chiave, l'importante è che tutti parlino la stessa lingua, che si vada nella stessa direzione, perché appunto la scarpa che può funzionare con un determinato modello di sci, magari non funziona con l'altro, o magari anzi... con quell'altro sci funzionerà meglio un'altra scarpa, quindi è fondamentale che lo ski man sappia, capisca e ti stia dietro dal punto di vista anche dello sviluppo dello scarpone, perché va tutto insieme, ormai si parla di pacchetti, non si parla più di una cosa o dell'altra, perché anche il semplice attacco che a tanti può dire poco fa delle differenze incredibili, così come la piastra che si è sempre, sulla quale si è sempre lavorato. Quindi prima di tutto appunto è importante che in azienda seguano entrambi la stessa direzione, quindi se si lavora sullo scarpone in un certo modo bisogna lavorare sullo sci in quel modo lì, e poi di conseguenza appunto poi quando sei te a quattro occhi col tuo ski man, quando si parla di setup bisogna lavorare insieme. Perfetto, Matt, io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere e... è un grande piacere, andiamo a dire, scusami, a poter entrare nello specifico di questo argomento così discusso e così anche magari poco approfondito. Poco conosciuto, poco approfondito, sì, anche giusto. Dire. Esattamente, quindi ti ringrazio e ti auguro veramente il meglio per questa stagione così particolare. Sì, speriamo di iniziarla, esatto. Tu dici esisti, dobbiamo ancora iniziarla, speriamo di riuscire almeno a iniziarla, dai. Facciamo le dita, grazie mille e bocca al lupo a voi. Grazie mille. Ciao. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale di Pista Libera e vi aspettiamo per seguire tutti i nostri prossimi video sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!